Controllo la sfera di potere per sbaglio. Luca, forse adesso necessito di un tuo aiuto, forse. No, sono già uscito, non mi fa entrare. Perché sono su Cyberpunk. Grande, Luca sta su Cyberpunk. Vediamo se ce la faccio a farlo da solo. Facciamo Cazzo, sei arrivato fino a qua, sono arrivato. questo. Cioè, sei arrivato alla fine, porco cane. Non posso mollare proprio adesso. L'unica cosa che mi fotte è che ho consumato una super inutilmente. È mosso di aspettare che si ricarichi perché secondo me qua. Ma che... Come si fa a ruotare? Ah, così. Figata. Adesso è vero questo. Diventa un po' più normale. Io sono V. Io sono V. Io sono V. Io sono V. Ho preso 4 munizioni pesanti per fortuna. Questa barriera come cazzo l'ha fatto?
Ecco così. Sta roba arriva. Ottimo. Ci sono altre sfere per terra. No, ovviamente contando di mostre. Però la barriera è rimasta alta al 52%. Così.
stile barba. No, l'hanno fatto. Vabbè, rimetti un altro tutto d'acqua, porco cane.
Ah, ce l'ho Quanto è lungo? Pure fino alle unghie, non ci credo. Lascio corta. Oh, lascio capessoli. Facciamo partire. Non sono mica censurati per niente. Modulo accoppiatore elettronico. Avevi detto che era una cosa da niente quando te l'ho portata. Ne eri sicuro? Mi sarò sbagliato. Puoi sempre cercare un'altra officina in cui non chiedano un nomade solitario che ci fa sul confine. D'accordo. Spostati. Cosa? Hai idea di cosa fare? Bypasso l'accoppiatore e inserisco un collegamento. Il compressore resterà. Potrebbe fondersi. Vedi un attimo se riesce a entrare. Qualcuno ha chiesto la tua opinione. Ma mo sto facendo la storia di Cyberpunk. Ok, vediamo che cosa succede. Ti avevo detto. No. Niente male, la domanda è quanto durerà.
Abbastanza da portarmi a Night City. Lì troverò una soluzione. Come no? Sto cercando una persona. Jackie Wells. Per caso lo... Si poteva fare? Altro che... Certo, non un bel lavoro. Tanto valeva usare lo sputo e il nastro adesivo. Ha funzionato. È abbastanza. L'antenna su questo bidone non sembra andare forte. Non si sentirà molto. Ma non mi dire. Ehi, Mike. Non sapevo che avessi un cliente. È arrivato qualche ora fa. Io pensavo che ti avesse già avvertito. Sta tranquillo, Mike. Chiariremo subito le cose. Che fa? Non lo sai che devi avvisare lo sceriffo ogni volta che entri nella sua città? Dirgli cosa ti porta qui. Magari davanti a una bella tazza di caffè. Tranquillo, non resterò a lungo. Ma non hai risposto alla mia domanda, eh? Mi chiamo Andrew Jones, avrai sentito parlare di me. Temo proprio di no. Nelle forze speciali durante l'ultima guerra, il nome Silver Shogun ti dice qualcosa? Temo proprio di no. Non sei molto socievole, eh? Quello dei nomadi, quello? Dovevo aspettarmelo. Se c'è qualche problema, sono pronto a discutere. Te lo dico io, qual è il problema. Non c'è niente che mi fa ribollire il sangue come i randagi. Dove si è accampato il tuo clan? Non c'è nessun clan, nessun campo. Sono qui da solo. No, non me la bevo. I nomadi si muovono sempre in branco. La mia famiglia si è sciolta. Per questo sto andando a Night City. Il che ti rende un reietto tra i reietti. Di certo spero che tu te ne vada presto. Ho visto una torre di comunicazione. La mia antenna è fuori uso. Devo contattare una persona. Quello che devi fare è levarti di torno senza dire un'altra parola. Non voglio più vederti gironzolare da queste parti. Capito? Te l'ho già detto. Non voglio problemi. Allora smettila di cercarli e vattene per la tua strada.
sale sempre più su. Pronto. Rispondi! Rispondi! Ah, finalmente ti trovo! Willy McCoy, è bello sentire la tua voce. V, vorrei poter dire lo stesso. Mi serve il tuo aiuto. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Di nuovo? Devo trovare un cliente con un carico per me, ma non so dove sia. Ah, ok. Eri nel posto giusto, al momento giusto? Ma certo. Forse il cliente mi ha lasciato un messaggio. Puoi controllare? Mm-mm. Certo. Ma è l'ultima volta. Dico davvero. Il nome del cliente? Jackie Wells. Ah. In effetti ha lasciato un messaggio. Ti aspetta in una fattoria. Ti invio le coordinate. Grazie, Willy. Ti devo un favore. Già? Non farti ammazzare. E non chiamarmi più. Ammazzavo. Temevo di dovermi dare all'agricoltura. Spero che tu sia qui per me. Luca, vieni a dare una mano. Sei tu, Wells? No. Jackie, por favor. Io sono V. Allora, hai un carico da trasportare? A casa mia, prima di parlare d'affari, condividi un po' di te. È un'usanza e anche buone maniere, sai? Iniziamo da te, allora. Nato a Night City, o Haywood nel sangue. Mai stato a Night City. Non significa molto per me. Ora, immagina un posto in cui tutti sono tuo fratello, tua sorella, o perlomeno distanti cugini. Credo di capire. Non sono tenuti a piacerti, ma sono la tua famiglia. Quella è Haywood, oltre al fatto che girano tutti armati. E tu? Diciamo che vengo da una mia Haywood. Tu e io andremo molto d'accordo. Il carico. Carichiamola sull'auto. Ma certo. Iniziamo a pensare che non saresti venuto. Mi hanno trattenuto. E poi non sei proprio facile da trovare. Tengo un profilo basso, sai.
Lo sceriffo sembrava un gran rompicoglioni. Già. Bestione! Allora, partiamo! Hai i documenti di trasporto? Ma certo! Il fixer non ti ha dato tutti i dettagli? Sì, volevo solo assicurarmi. Ascolta, amico, siamo entrambi professionisti, no? Non ci siamo persi, vero? Ehi, sei sicuro di aver già fatto contrabbando? Perché sei nervoso? Io? Portate il veicolo nell'area di ispezione. Restate nel veicolo. Il check di sicurezza inizierà tra un attimo. Ho un bruttissimo presentimento. Villam. Lo sai che noteranno se sei nervoso, vero? Vedi di calmarti. Giusto, giusto, sì. Passami i documenti, vorranno vederli. Eccoli qua. Vediamo. È indicato come PA. Perfetto. Che significa? Perso all'arrivo. Significa che la merce è stata registrata come persa non appena attraversato il confine. Oh, quindi sanno che è contrabbando? Stanno per scoprirlo. Il proprietario del veicolo nell'area di ispezione è richiesto per ulteriori accertamenti. Porca puttana. E ora? Se vogliamo che il doganiere chiuda un occhio, dobbiamo dargli qualcosa in cambio. Hai il chip di credito con la mazzetta? Oh, sì, già. Me l'ero dimenticato. Dimenticato, ovviamente. Ho il motore acceso, in caso di problemi. D'accordo. Se hai un'arma, mettila qui. Ti aspettano nella stanza 2. Stanza 2. Si sieda. Documenti? Controllo di routine. Forse. Vedremo. Che cosa trasportate? È scritto lì. Quanto? C'è un altro allegato ai documenti. Ah, sì. Ricordami, per quale clan nomade guidi? Nessun clan. Lavoro per me stesso. Audace e poco intelligente. Sai, quando vedo qualcuno come te, sono sempre felice di trovarmi da questa parte del tavolo.
La cosa è reciproca. Va pure. Il tuo socio ti aspetta in auto. Non dimenticare i tuoi oggetti personali. Attenzione con quel giocattolo. E benvenuto a Night City. Quelle piccole merde credono che Night City sia una sorta di paradiso. Che ci vuoi fare? Giovani, ingenui. Non dire. Che è successo lì dentro? Non fare il cattivo, non mi mandare la mano. Prima andiamocene da qui. Devo aspettare un attimo. Ma sei cattivo, Luca. Lo so, però sto facendo la live qua. Non posso mica staccare subito. Vuoi dirmi cos'è successo lì dentro? Uno stronzo della dogana ha fatto il pignolo. Non è normale. Non fino a quel punto. Prevedi problemi oltre la curva. Tu pensa a guidare, Jackie. Sta arrivando qualcuno. Non promette bene. Fermate immediatamente il veicolo. Andiamocene da qui. Ok. State contrabbandando merce di proprietà corporativa. Ripeto, fermate l'auto. Merda. Possiamo fermarci qui. Questo posto sembra deserto. Fermiamoci qui. Devo sistemare alcune cose prima di proseguire. Porca puttana. Figlie di puttana, succhia cazze! Per poco non ci facevano secchi. E tu questo lo chiami contrabbando? Cazzo! Doveva andare tutto liscio! Niente problemi! Se credi che sia colpa mia, abbi almeno le palle di dirmelo chiaramente. Non lo so ancora. Lo è? La sicurezza di confine ha avvertito la corporazione che abbiamo il loro carico. Com'è possibile che quei doganieri ci fottano come meglio credono? E senza conseguenze! Ha corso un rischio. Ha ipotizzato che non avessimo un clan a coprirci le spalle. E aveva ragione. Ah, fottutamente ridicolo. E ora? Abbiamo attraversato il confine. Ora mi paghi e ognuno va per la propria strada.
Te lo devo dire. Sono un po' a secco. Al momento non posso pagarti. Ti darò i tuoi soldi dopo che avrò incassato la mia parte per questa merda corporativa. Oh, e tu hai pensato che sarei rimasto tranquillo ad aspettare? In realtà pensavo di non pagarti affatto, di mollarti lì e sparire una volta attraversato il confine, ma non sei male. No, mi fa... Apprezzo l'onestà. Grazie. Quindi, ora che si fa? Ora diamo un'occhiata a quella cassa. Apri. Oh cazzo. Sulla cassa c'è scritto Arasaka. Stiamo derubando dei pezzi grossi. Allora forse anche il bottino sarà grosso. Non scherziamo. Una vera iguana. E delle piccole antille, credo. Credi che valga qualcosa? Sì. Credo che ci renderà molto felici. Ci? Sì, socio. Divideremo a metà. Qualsiasi fixer decente troverà uno interessato a un gioiellino come questo. È un peccato, però. Ho sempre voluto un animale. Avevo pensato di chiamarlo Manny. A ogni modo, sai già che cosa farai a Night City? Metti molto? Perché me lo chiedi? Perché ho l'impressione che tu abbia molto tempo libero e nulla su cui investirlo. E Night City non è una città in cui puoi sopravvivere senza amici. Ma non preoccuparti, ti aiuto io a trovare un alloggio. Dovrai pur vivere da qualche parte. È importante avere qualcuno su cui contare. Non lo so, una famiglia. Potresti fartene una anche tu a Night City. Grazie, lo apprezzo molto. Ma dai, figurati. C'è sintonia tra noi due. E sarebbe un peccato sprecarla, socio. Ehi! Oh, stronzetto coccolone. Ok, socio. Prendiamo la lucertola e leviamoci di qui. Salve Night City! C'è Stanley qui con voi! Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Oh, amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno! Metà, se tutto va bene! E perché questa gente viene a NC? Per fare nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. Almeno così dicono. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te.
uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Certo, perché no? Iniziamo con l'addestramento base di combattimento. Eccolo un attimo. Andiamo a vedere. Questa sessione sarà registrata e valutata. Questo corso è studiato per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. No. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Perché alla Militech? La criptazione Militech è un angue. Ora, in posizione, verme! Muoversi, muoversi, muoversi! Preparati a spaccare culi in questo parco giochi fascista. Passiamo a un programma tattico di puntamento. Sai, tanto per riscaldarsi. Sì, sapevo che l'avresti trovato facile. Che dici, aumentiamo un po' la difficoltà? Male. Ma è più realistico se il bersaglio è armato. Non stare lì impalato, cerca di... Ti hanno colpito. Usa un reanimator per rimetterti in sesto. Va all'area d'addestramento a colpo. Oh, guarda. Stavolta si è cacciato di aprirsi. Sai cosa fare? Ok.
Ottimo lavoro, V. Sali sulla piattaforma e andiamo avanti. Il prossimo corso è quello di hacking. Scoprirei che ho cambiato un po' la lezione.